chiusura, siamo in arrivo con il due di coppia junior femminile, l'ultima gara per il settore rosa, poi tra meno di 7 minuti partirà il quattro di coppia senior maschile che andrà a chiudere il sipario sulla nostra giornata di gare. Bene, allora Canottieri Tramezzini in acqua 1, Pallanza in acqua 2, Murcaroli in acqua 3, Gianni Pigari in acqua 4, Urani in acqua 5, in acqua 6 Nessi, in acqua 7 Plinio Torno, 8 Corgeno, 9 la Renese. Per andare a completare, oramai ci approcciamo a questi ultimi 200 metri, la lotta dei guerrieri, la lotta per riuscire a conquistare il titolo italiano nel due di coppia junior e femminile. In questi ultimi 200 metri lancia la volata l'accoppiata di Federica Fossa e Ilaria Bavazzano dell'Urania, e allora come questa mattina vogliono andare ad essere protagoniste Ilaria Bis nelle ultime battute, e allora in chiusura l'accoppiata dell'Urania continua per loro, lotta aperta per l'argento e il bronzo con la Canottieri Corgeno e poi ancora Plinio Torno per la seconda e terza posizione. Corgeno e Plinio Torno, rientra molto bene anche la Canottieri Tramezzini in acqua 1, ma i giochi sono fatti e sul traguardo è l'Urania a conquistare il titolo di campioni d'Italia. Argento per la Canottieri Corgeno, bronzo la Tramezzina sul traguardo con Costanza Piano. L'ultima gara. Per il mese c'è andato a casa. Consigliere della federazione Flavio Lucca, al terzo posto la Canottieri Tramezzina, medaglia di bronzo Costanza Fiana, Federica Maestani. Al secondo posto medaglia d'argento la Canottieri Corgeno, maglia arnese Karen Faccin. Italia per l'anno 2016 nella specialità 2 di coppia junior femminile l'Urania, Ilaria Bavazzano, Federica Fossa. Fermignaga, rientrano qui anche per la premiazione, ragazzi, rientrate qua anche per la premiazione. Enrico ha detto anche sottovoce, e invece Ilaria, raccontiamo però prima la gara. La gara bene, siamo partite forte davanti. Sono partite forte, se ne furono l'assentito, problemi di dito, e sono rimaste davanti fino alla fine. Anche tu hai una dedica che per? In primis devo ricambiare la dedica ad Odi, e poi anche io alla mia. Complimenti al Club Sportivo Urania per questo terzo titolo di giornata, conquistato sempre con queste due atlete, con Federica e Ilaria.